Canighi aveva chiaramente un debito con la sorte finora in questa stagione. Dopo tanta sfortuna è arrivato il gol sul terreno del Comunale di Torino. Sì, sì, finalmente è arrivato un gol veramente troppo importante per noi, no? Aver vinto qua con la Juve è troppo importante, e anche per il mio gol, no? Veramente ho stato un po' sfortunato in partita scorsa e adesso è arrivato il gol e anche la vittoria. Con Zavarov e Aleinikov, l'Unione Sovietica perde 2-1 in Germania Est, come vedremo più tardi nella rubrica di calcio internazionale della Domenica Sportiva. Senza Zavarov e Aleinikov, la Juventus perde 1-0 in casa contro l'Atalanta, bissando la sconfitta interna di un anno fa firmata Evair. Comunque la si rigira, la Domenica della Signora appare amara oltre l'immaginabile. A partire da un primo tempo, nel quale il gioco corto, il pressing e le azioni di rimessa dell'Atalanta mettono seriamente in imbarazzo i padroni di casa, oberati di assenze, poveri di ispirazione e ricchi di esitazioni in retroguardia. Mentre i nerazzurri mantengono a lungo il possesso della palla, i bianconeri si scrollano il torpore di dosso solo a tratti, come con questo incrocio dei pali colpito da Marocchi. Unicamente il finale del primo tempo li vede più convinti e più incisivi a sostegno del vice Schillaci Casiraghi. Dottor Fiorio, questa Juventus non le piace magari? Ma direi gli ultimi 10 minuti si sono fatte veramente delle belle azioni, speriamo che maturi qualche cosa nel secondo tempo. Nella ripresa sotto gli occhi di uno Zoff ora preoccupato ed ora desolato, la Juventus propone un tasso superiore di ritmo e di aggressività. Ed è paradossalmente l'uomo più affaticato, e cioè Barros, a sfidare con 2 esecuzioni in diagonale Ferron. L'Atalanta comincia il secondo tempo confermando la massima pericolosità, come dimostra questo tiro di Stromberg respinto da Tricella. Quindi sembra optare per una gara di puro contenimento, mentre invece a 17 minuti dalla fine dell'incontro agguanta i 2 punti grazie alla rapidità di Caniglia. Mondonico, per rilanciarvi scegliete sempre la Juventus a Torino? Sì, l'anno scorso è stata un'impresa incredibile che ci siamo ricordati per tutto l'anno. Quest'anno, il ripetersi sembrava una cosa impossibile. Penso che abbiamo giocato meglio dell'anno scorso, abbiamo senz'altro meritato più quest'anno il risultato dell'anno scorso. Vuol dire che è un campo che ci porta bene, noi non pensiamo e non diciamo di aver inventato nulla nel calcio, diciamo che nel calcio esistono di queste situazioni che secondo me fanno diventare questo sport il più bello di tutti quanti, e noi lo accettiamo, almeno per quanto riguarda oggi, ben volentieri. È logico che non stiamo giocando benissimo, per questo sembra ovvio, si vede. Evidente. Esatto. Però non so, penso magari così sarà una crisi passeggera, penso, almeno me lo auguro. Senti, sei particolarmente amareggiato più per il risultato che per il gioco, per tutte